in facoltà per 10 minuti, mi pare di leggere. Sì. Senatore Ivobi, prego. Grazie Presidente, onorevoli governo, colleghe e colleghi. Le modifiche presentate dal Governo ai decreti sicurezza oggi in discussione sono l'emblema di una maggioranza dove la sinistra ha ormai condizionato l'intero indirizzo politico e dove il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di essere una bandiera che sventola a seconda del vento che soffia da destra o da sinistra. Prima di entrare nel merito della discussione vorrei partire da due punti cardine della mia riflessione. Prima, l'immigrazione è un tema molto importante per l'umanità. È parte del DNA dell'uomo e nessuno potrà mai fermarla. La politica ha il compito di gestirla e regolamentarla perché essa porti benessere alla persona che la vivono e il paese ospitante, ed è quello che Matteo Salvini ha fatto con il suo decreto. Secondo, la politica migratoria, come del resto l'intera politica, non può dimenticarsi dei dati e dei numeri che rappresentano persone e storia di vita. Senza i numeri, le discussioni politiche corrono il rischio di fermarsi a percezioni emotive e che dimenticano la politica reale. Negli anni precedenti ai decreti Salvini non possiamo nascondere il grande incremento di sbarchi fino al picco di 180.000 registrati nel 2016, né tantomeno possiamo nascondere gli oltre 20.000 morti in mare. Non possiamo nascondere gli elevati costi allo Stato del sistema di accoglienza, che prima del decreto sicurezza Salvini superava 4 miliardi di euro annui e che ha illuso e abbandonato al loro destino centinaia di migliaia di giovani in larga parte africani, registrando diversi episodi in cui l'accoglienza si è trasformata in un business. Non solo, cari amici, la Walk Free Foundation ha evidenziato come, secondo il Global Slavery Index, in Italia ci siano oltre 145.000 persone in condizione prossima alla schiavitù. E subito penso a quei migranti, e non solo. Ormai oggi ci sono anche gli italiani che corrono questo rischio. Quindi, vittime del caporalato e del tratto di prostituzione, molti di essi attratti nel nostro paese con l'illusione di una vita migliore per troppi segnali sbagliati della pessima politica migratoria della sinistra. I decreti Salvini hanno saputo rispondere tempestivamente ai continui sbarchi sulle coste del Mediterraneo e hanno dato un segnale chiaro a tutti i paesi di provenienza. Il sistema di protezione internazionale non è un canale di immigrazione economica, ma una via di arrivo di carattere emergenziale che genera lo status provvisorio di richiedente asilo a partire da una domanda di asilo. Una politica seria deve distinguere l'immigrazione economica dal diritto d'asilo e differenziare i canali d'ingresso per garantire protezione a chi ne ha davvero bisogno. Nell'attesa che possano cessare i conflitti nel paese d'origine e per assicurare che chi arriva in Italia possa vivere una vita dignitosa dal punto di vista economico. La sinistra, prima con i governi delle scorse legislature e ora con il governo Conte Bis,
vuole snaturare il sistema di protezione internazionale con ulteriore forma di protezione appositamente generiche e con la possibilità di trasformazione della protezione umanitaria in permesso di lavoro, anziché impegnarsi sul fronte della politica estera per stipulare accordi con i paesi di provenienza per applicare la legge che regola l'immigrazione regolare in Italia e quindi attraverso una possibile estensione del decreto quote per immigrazione fondato sul lavoro, immigrazione di qualità. Questo governo vorrebbe legittimare il Mediterraneo e quindi i tunnel della morte, quale canale principale di arrivo nel nostro paese dall'Africa. Ritengo profondamente ingiusto che si preferisca continuare a regalare false speranze a milioni di giovani africani che rischieranno la vita in mare Mediterraneo per un futuro totalmente incerto, anziché trattare con i paesi africani per raggiungere condizioni che ci consentano davvero di trasformare l'immigrazione in una potenziale richiesta per il paese. E sono i numeri a dirlo, cari colleghi. 6 milioni di immigrati irregolari in Italia producono 9% del PIL del paese. E questa è la strada su cui il nostro paese deve lavorare per favorire canali legali e sicuri, non quelle fondate sulle sanzioni sanatorie degli immigrati clandestini e sulla stabilizzazione di richiedenti asilo che troppo spesso abusano dello strumento della domanda di asilo per eludere le norme sull'immigrazione che la politica non sa e non vuole applicare o aggiornare. Le regole non esistono per punire qualcuno, ma per il bene della comunità, perché la politica ha la responsabilità del bene comune, della salute e della sicurezza del popolo. I decreti Salvini approvati dalla Lega, centrodestra e Movimento 5 Stelle avevano posto regole severe per scongiurare ulteriori morti in mare, per fermare gli sbarchi di migranti economici e portare il sistema di protezione internazionale sulla sua funzione originaria. Oggi, cari colleghi, il vento che soffia da sinistra, la bandiera Movimento 5 Stelle, sventola dalla parte dei trafficanti di esseri umani, degli scafisti, delle cooperative, del business di accoglienza, della manodopera a basso costo, dalla parte di un sistema di protezione internazionale utilizzato per eludere le norme vigenti in materia di concessione di permesso di soggiorno e di lavoro, dalla parte del precariato a vita, perché condannerete assolutamente, sicuramente, migliaia di richiedenti asilo ad una vita nell'illegalità o a immagine della società. Cari colleghi, stiamo riscrivendo la storia. Sì, l'antica storia infelice contro la dignità umana e io non voglio esserne complice. Il lavoro è una cosa seria ed importante, perché esso consente di sostenere l'elevato costo della vita nel nostro paese. Per questo servirebbe accordi internazionali per promuovere canali legali e fondato su incontro tra domanda e offerta di un vero lavoro che consente un'esistenza libera e dignitosa. La Lega auspica un'immigrazione fondata sul lavoro perché porta benessere e stabilità all'immigrazione stessa e perché porta ricchezza al paese nostro. Queste modifiche trasformeranno l'immigrazione in una causa di povertà e di emarginazione sociale. Queste modifiche lanceranno un messaggio molto pericoloso al di là del Mediterraneo, che l'Africa pagherà con migliaia di illusioni e di vite spezzate e che l'Italia stessa pagherà in termini di sicurezza e di spesa pubblica,
soprattutto in un momento così difficile per il Paese. Cari colleghi, colleghe, anziché approvare queste modifiche strumentali e finalizzate a riportare il nostro Paese alla pessima politica migratoria messa in atto per buona parte della scorsa legislatura, vi chiedo di ritirare queste leggi madre di una pessima politica migratoria che è non degno di un Paese civile, concentrandosi su tre punti che considero fondamentali. Promozione dell'immigrazione fondata sul lavoro, quale condizione necessaria per un'esistenza libera e dignitosa degli immigrati in Italia, e contrasto all'immigrazione clandestina. Una politica estera che possa trovare accordo su cooperazione economica, rimpatri assistiti e ingresso regolare con i paesi di principale provenienza, in concessione con le esigenze del nostro mercato di lavoro. Ed infine un sistema di asilo che, anziché essere i principali canali di immigrazione senza alcuna garanzia per il futuro dei migranti, possa davvero accogliere chi scappa da situazioni di conflitti o da persecuzioni reali, anziché anche attraverso canali umanitari. Grazie.